Allora, ciao ragazzi, bene, dopo il bellissimo allenamento di questa mattina, oggi voglio dedicarvi un po' del mio tempo per farvi vedere come realizzare un dip da andare spray, da andare quindi a spruzzare direttamente sulle nostre ready-made, boilers ready-made o sulle nostre boilers self-made, ok, come queste che ho appena cotto al vapore, con alcuni ingredienti. E quindi l'ingrediente di base di questo dip spray sarà il Green Lipped Muesli nella sua versione full fat, quindi non degrassata, uno dei migliori ingredienti questi presenti sul mercato di casa Feed Stimulants. Ce l'ho anche nel suo barattolino, eccolo qui, Green Lipped Muesli. Li trovate tutti questi ingredienti di cui vi parlo sul sito della feedsteam.com. Oppure il fegato in polvere potete utilizzare. Al momento io l'ho terminato, mi sta per arrivare, quindi utilizzeremo il Green Lipped Muesli, estratto di cozza neozelandese. Allora, poi naturalmente, volendo farlo in modo veloce, abbiamo bisogno soltanto dell'ingrediente base, quindi Green Lipped Muesli o fegato in polvere, e al contrario di come veniva indicato in passato, di acqua distillata e non acqua normale, perché questa è acqua pura, priva di cloro, che potrebbe andare a interferire con le sostanze del nostro ingrediente. Quindi acqua distillata che avremo l'accortezza di andare a riscaldare, non a far bollire, ma andare a riscaldare leggermente, e in questa 100 ml di acqua distillata andremo a inserire un cucchiaio di Green Lipped Muesli, ok? Quindi andiamo a mettere un cucchiaio di Green Lipped Muesli che andremo a sciogliere nell'acqua in 100 ml di acqua distillata. Naturalmente poi vi lascio in descrizione il link all'articolo dove ci sono tutti i dettagli e gli approfondimenti del caso presente. L'articolo sarà presente naturalmente su carmagazine.it. Quindi ecco qui uno. Ecco qua. Anche questo è quasi terminato, ma ne ho un'altra bustina. Bene, adesso andiamo a sciogliere questo Green Lipped Muesli. Andiamo a sciogliere bene. Bene, diciamo che, come ho già detto all'inizio del video, sciogliendo questo Green Lipped Muesli in 100 ml di acqua distillata e poi con un filtro come questo lo andiamo a inserire. Vi dovrete anche munire di un piccolo nebulizzatore spray come questo, ok? Dove all'interno poi andremo a inserire il nostro composto. Ma siccome sapete che io non mi accontento, ma cerco sempre di, almeno ci provo, di migliorare le ricette o come in questo caso appunto lo spray, andremo ad aggiungere altri ingredienti. Quali sono? Allora, prima di tutto aggiungeremo un acido organico. E quale, vi direte voi? Andremo ad aggiungere l'acido butirrico, che sapete che si espande molto velocemente in acqua, soprattutto anche in acqua fredda. E quindi è anche un ingrediente presente nell'aroma Scopex, ma di aroma Scopex validi ce ne sono pochi sul mercato. Ok, quindi aggiungeremo 1 ml di acido butirrico, e quindi la prima scelta tra gli acidi organici è stata fatta. Poi andremo ad aggiungere un olio resina, ma di quelle water soluble, ossia solubile in acqua, in accoppiata con un olio resina. Lo sapete benissimo che io preferisco utilizzare olio essenziale e olio resina al posto dei classici aromi artificiali, perché sono prodotti secondo me molto più naturali e che alle carpe piacciono tanto. Tra le olio resine water solubile ho scelto il garlic liquid, ok? In accoppiata quale olio essenziale? All'olio essenziale eucalipto.
Adesso non vi sto a descrivere tutte le potenzialità e i benefici di tutti questi ingredienti di cui vi sto parlando, altrimenti viene fuori un video troppo lungo. Ma per gli approfondimenti, ad andare ad approfondire tutti questi prodotti e tutti i relativi temi, vi invito a visitare www.carmagazine.it e per chi come dire, vuole ulteriormente approfondire e non si accontenta, lo invito a visitare la pagina Articoli protetti, dalla quale leggendo si capisce come entrare in questa area protetta e come andare poi a scoprire tutta una serie di approfondimenti che vi consiglio. Allora, quindi, tornando al Deep Spray, abbiamo sciolto un cucchiaio di Green Lipped Mussel all'interno di 100 ml di acqua distillata preriscaldata. Adesso andiamo ad aggiungere l'acido organico, l'acido butirrico, ok? Quindi acido butirrico, sempre di casa Feed Stimulants. Naturalmente io utilizzo tutti i loro prodotti perché sono consulente per l'azienda. Trovate anche sul sito della feedsteam.com la mia recensione, una recensione che mi hanno pubblicato relativa al mio libro che ho pubblicato, che vi ricordo, Car Magazine Collection, dal carpista tradizionale all'anticonvenzionale, presente sia in formato cartaceo che ebook. Chiudo la parentesi. Allora, 1 ml, io mi munisco di questo, utilizzo questa pipettina qui. Ok? Ok, 1 ml. Benissimo. E quindi con l'acido organico abbiamo terminato. Adesso, cosa possiamo ancora aggiungere per migliorare il nostro dip spray? La betaina HCL. Dov'è? Eccola qui. Quindi andiamo ad aggiungere un po' di betaina. Ne bastano pochi grammi, ok? Ecco qua, poi tutte le misure, i grammi o gli ml sono presenti sull'articolo che vi lascerò in descrizione, quindi non preoccupatevi. Ok, un po' di betaina HCL, che potremo anche questa accoppiarla per aumentarne l'efficacia e l'attrazione in acqua con un composto di amminoacidi. Ci tornano molto utili dei composti già calibrati e selezionati dall'azienda Feed Stimulants, che sono questi: il Summer Amino Compound e il Winter Amino Compound, in base alla temperatura dell'acqua. Siccome l'acqua non è ancora scesa sotto i 13 gradi, utilizzeremo il Summer Amino Compound. Poi, per chi vuole approfondire gli amminoacidi, sezione articoli protetti, dove potrete anche andarvi a selezionare quelli che risultano più attrattivi nei confronti della carpa, basati su riferimenti scientifici e non su chiacchiere, ok? E che sono in mio possesso e sono tipo sempre amminoacidi in forma L, che sono quelli più attrattivi nei confronti della carpa, prolina, abbiamo qui, glutammina, poi cosa ho ancora? Poi abbiamo acido aspartico, la cisteina, il DMTP, che è una forma di betaina ancora più potente. Ok, quindi io andrò ad aggiungere qui il, come abbiamo detto, Summer Amino Compound. Ne bastano anche qui pochissimi grammi. Ok, ecco qua. Poi non abbiamo ancora terminato, perché abbiamo quindi inserito un acido organico, acido butirrico, poi siamo andati a inserire la betaina HCL, poi siamo andati ad inserire anche un composto di amminoacidi come il Summer Amino Compound. Adesso andremo a inserire la nostra oleoresina,
anzi no, l'olio essence l'abbiamo già inserito, dobbiamo aggiungere l'olio essenziale 1 ml di eucalipto, che si sposa benissimo, come abbiamo detto già, con l'olio resina solubile in acqua all'aglio. Quindi apriamo la boccettina dell'olio essenziale eucalipto e anche qui prendiamo 1 ml. Ok, voglio fare le dosi precise, ok, 1 e 1, 2, benissimo. Poi avevo fatto un po' di confusione, mi sa, avevo inserito l'acido organico, ma l'olio resina solubile in acqua all'aglio non era stata ancora inserita. Anche perché l'odore non lo sento e vi posso garantire che quella all'aglio è molto persistente. Quindi abbiamo inserito l'olio essenziale eucalipto 1 ml, andiamo a inserire adesso l'aglio in forma di olio resina solubile, ok? Ecco qua, adesso sì. Ma non abbiamo ancora terminato perché ci manca ancora un ingrediente, quale vi direte voi, per andare magari a migliorare il retrogusto del Green Lipid Mussel, andiamo a inserire un dolcificante sintetico. Anche sui dolcificanti ho pubblicato da pochi giorni un articolo in forma libera, quindi potete leggerlo tranquillamente su carmagazine.it, dolcificanti, dove parlo appunto di quelli sintetici, di quelli naturali. Come si possono abbinare a mix per il self classici tipo fish meal, beet fish o beet food mix, e anche in base agli aromi che vogliamo andare a utilizzare. Vi invito a leggerlo. Quindi ci manca il dolcificante, ok, la cui scelta è ricaduta sul liquid taumatin, la taumatina. Ok, oppure potete utilizzare anche l'NHDC. Quindi vado a prendere 1 ml anche di dolcificante. Ok. Ecco qua. Benissimo. È una puzza di aglio, ragazzi, che non avete idea. Ok. Allora, non ci resta adesso che andare a mescolare, miscelare bene il nostro composto tramite una palettina. Ok. Poi mi sa che mi manca un imbuto, sì, piccolino per poterlo inserire nel nebulizzatore spray. Vabbè. Allora. Mescoliamo bene, mi raccomando. Ecco qua. Allora, ragazzi, questo è il liquido. So se si vede. Ok, vabbè, comunque, questo è il liquido che adesso che è ultimato non dovremo far altro che inserirlo nel nebulizzatore spray mediante un piccolo imbuto. Andremo a mettere un imbuto qui, poi con questo filtro in modo tale che vada a rimuovere eventuali residui, lo andremo a inserire all'interno del nostro nebulizzatore spray, che andremo poi naturalmente a chiudere. Ricordiamoci di sceglierne uno non trasparente in modo tale da preservare gli ingredienti all'interno e poi saremo pronti per andare a trattare le nostre boilies appena cotte, quindi appena avremo finito di cuocerle al vapore, le andremo a spruzzare
col nostro nebulizzatore le nostre boilies, così, ok? Oppure lo potremo utilizzare direttamente nelle nostre sessioni di pesca per andare ad aumentare ulteriormente l'attrattività delle nostre esche. Poi, per finire, vi ho fatto vedere l'accoppiata olio resina solubile in acqua all'aglio con l'olio essenziale eucalipto, oppure il black pepper olio resina water solubile, potremmo accoppiarla con l'olio essenziale lemon al limone, un'altra ottima accoppiata. Qui ci possiamo sbizzarrire nella scelta dell'olio resina solubile in acqua con un olio essenziale. Mentre per quanto riguarda la scelta degli acidi organici, io vi consiglio vivamente l'acido butirrico, di inserirlo sempre, e la betaina HCl insieme agli aminoacidi va a rappresentare davvero una marcia in più per il nostro composto, che poi si trasformerà in un vero e proprio deep spray dalle caratteristiche davvero attrattive, ve lo garantisco. Questo è tutto ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao anglers!